Sì, ma che dice il Giorgio quando si gioca, si gioca? Il Giorgio quando si gioca, si gioca. L'Italia ha giocato una bella partita, ha giocato una bella partita. Ma quando dico io, ci abbiamo queste squadre, ma che andiamo a fare all'estero a fare figure che facciamo? Lasciamo stare. Ma tu non hai visto come hanno giocato? Tutti i palloni alti, ma quella è una maniera di disputare una partita. Che partita abbiamo disputato? Ma per forza, in Svizzera un luciai è vietato disputare perché? Senti Gino, non comincia a fare lo spiritoso, qui sono argomenti seri, ne va del nostro prestigio. Mai visto quel Montuori? Ma che giocatore quello? Ma il Montuori poverino, l'hanno fatto giocare a mezzala. Non era il ruolo suo? Non era il mio ruolo suo. A prescindere dal fatto che quello manco mezzala, ma è un quarto d'ala. Lì, caro mio, ci voleva il Muccinelli guizziante, te lo dico io. Ma fa la burletta, te! Fa la burletta, Muccinelli dovrebbe giocare solamente al posto di Meazza. Ma se Meazza saranno secoli che non gioca più. Appunto Dio, quel posto lì. Ecco, comincia a fare lo spiritoso. Posto lì. Comincia a fare lo spiritoso. Io so, tanto voi del nord, la nazionale la fareste solamente con tutti i giocatori del nord. Noi non esistiamo. T'ho picciato un'altra volta. Che hai fatto? Sì, perché tu lo sai che sportivamente parlando l'Italia incomincia solamente da Firenze in su. Ah, non cominciamo, eh? Sì. Non cominciamo, di quale Italia parli? Intanto Montuori, è italiano Montuori? Che c'è, quello lì, gli oriundo. Ah, gli oriundo, bella qui. Questa mi è proprio piaciuta, gli oriundo, che se noi continuiamo a mettere tutti i giocatori stranieri in nazionale, sì, invece da nazionale facciamo la nazionale esportazione, te lo dico io. Guarda. Tu del resto tu stai facendo il professore. E va bene, guarda, dimmelo, vai. Che come l'avresti formata tu la nazionale? Andiamo, dillo. Come dillo. L'avrei formata? Oh, dillo. Innanzitutto, sapendo che andavamo a giocare contro gli scarponi elvetici, sì, io ti avrebbe messo niente po' di meno che Cavicchi e Festucci. Loi e D'Agata. Così. E per quale motivo? E due incassavano, e due menavano. Bravo, ci ho ripicciato un'altra volta, bello sportivo. Lo sai, il gioco duro e antisportivo non si può fare, il gioco duro. Io figurati che avrei messo un catenaccio che non finiva, sì, mai. E ci volevi mettere anche un altro catenaccio, tanto ce n'erano poi gli catenacci. No, non farò spiritoso, non sì. Hai capito, non hai capito. Io capito. Il catenaccio l'avrei messo alla porta di casa di Montuori, così non usciva e giocava il D'Agosta nazionale, va bene? Perché D'Agosta tanto tanto, è italiano quello lì allora, è italiano quello lì, D'Agosta italiano. Ah, oh, guarda, non te fa brutto, sa, perché tanto non riesci a fare più brutto di quello che sei, hai capito? Sì. Oh, allora per te gli oriundi del nord valgono e gli oriundi del sud no. Dai retta, dai. E ci hai ripiziato un'altra volta. Tu ce l'hai una Fiorentina, perché la Fiorentina gli è campione d'Italia. Era. No, gli è campione d'Italia e te lo faremo vedere, te lo faremo. Ecco. Tanto un terzino mi chiappella. Chiappella. C'è chiappella. Chi ha tre melloni. Ma voi smetta a fare lo spiritoso. Fammi piacere, io c'è un terzino mi chiappella, visto, ma ha giocato. Come ha giocato? Da terzino libero ha giocato. No, terzino volante era quello, te lo dico io. Perché coi cianchettoni che gli facevano avversari, ogni volo faceva concorrenza a De Pineto, te lo dico è io. È vero, ma... poerini calci, hanno fatto il gioco del calcio. Hanno fatto il gioco del calcio negli stinchi, è vero, sai. Se io vero. Fossi uno di quei poeti a braccio che si vedono alla televisione, manderei certe strofette a braccio ai giocatori elvetici che se le ricorderebbero. Senti, dimmi una cosa, ho sparto. Che vuoi? Mi spiega come si fanno queste strofette a braccio. Ah, è semplicissimo. Sì. Non lo sai? Non lo so. Io ti do un soggetto obbligato, no? Sì. E tu devi cantare una quartina di endecasillabi. Facile. Ma allora è facile. Solamente mi devi spiegare che sono l'endecasillabi, Dio, vedi? Ma come proprio ha detto, Toscano, patria di poeti, ti devo spiegare che cosa gli è... un verso di 11 sillabi, endecasillabi. 11 sillabi. È vero, e me lo diceva sempre l'Alighieri questo fatto, me lo diceva. L'Alighieri. Ma perché sei coetaneo dell'Alighieri tu? No, e uno si chiama Alighieri, faceva il portiere mio. Ah, ho capito. Allora senti, adesso si fanno due strofette all'elvetici. Ma noi non siamo buoni. Ci proviamo. Vai, parti tu. Dunque. Abbraccio, eh? Abbraccio. Vai. Lasciarti marmo questi giocatori. Ma guarda che te devi far capire tu quello che dici. Se
se no io come attacco dopo? Va bene, allora, allora la faccio più chiara. Sentiamo. Li ha scelti marmo questi giocatori. E fermi come marmo sono restati. Però coi calci che Casali ammolla, il marmo è diventato pasta frolla. Bene, mi si è piaciuto. Se ne manda un'altra. Sì, via. La croce bianca sulla maglia rossa. Porta chi ti da carcere rompe l'ossa. Svizzero mio, ti prego, fa sta mossa. Sul campo bianco metti croce rossa. Bravo, questo è proprio via. E mi piace. Mi piace. Chi comincia? Comincio io. Vai. E visto che gli ergetici terzini sono tutti feroci ed assassini, Sartran ha detto il nostro allenatore, non vado col tortul ma col tortore. E ci voleva, e ci voleva, e ci voleva, ci voleva, ci voleva. Via. Ci voleva. Gino, per chiudere ne mandiamo uno ai nostri valorosi rappresentanti della stampa che sono andati in Svizzera. Sicuro, sicuro, e ci vuole, quando ci vuole, ci vuole. E Gio, dai. Mando un saluto agli corrispondenti che dopo le partite più scadenti scrivono il nostro gioco è bello assai. Giochiamo bene e non vincemo mai. E Gio, quando si gioca...